Buongiorno, per l'incazzato stamattina ci troviamo alla libreria Loffredo, una delle librerie più storiche, anche editore importante di Napoli, che dopo 32 anni lascia la sua sede storica in via Kerbaker per trasferirsi, purtroppo per il caro degli affitti che sta affliggendo molti degli esercizi pomeresi. Signor Loffredo, come ha preso questa notizia? Come si sta muovendo la libreria? Ma la notizia non è che sia improvvisa, perché cioè, è abbastanza programmata, come perché i costi fissi sono ormai troppo elevati e noi abbiamo preferito fare il taglio sul costo del canone locativo, piuttosto che andare a intervenire sul personale. Infatti il personale rimarrà intatto, nessuno sarà licenziato, anzi questo lo dico con un punto d'orgoglio, e trasferiremo la nostra attività poco distante qui da qui dove siamo adesso, quindi a 100 metri di distanza, quindi anche penso per i nostri clienti non ci sono troppi disagi, non ci auguriamo. Perché comunque, come dicevamo prima, è comunque un punto di riferimento questa libreria per i ragazzi, per i giovani, è sempre stata attiva anche, diciamo, in un mercato dove l'ebook, la vendita online inizia a prendere sempre più piede. Anche rispetto a questo, cosa ne pensa? Allora, innanzitutto io spero che la nostra clientela non abbia appunto disagio, come dicevo prima, perché continueremo a breve distanza da qui a svolgere la nostra attività. E per quanto riguarda l'ebook, sì, noi ci stiamo organizzando anche per la vendita dell'ebook, anche se ancora non è un fenomeno che qui da noi è esploso, però ci stiamo adeguando anche a questo tipo di attività. Quindi comunque non ci saranno disagi importanti, disagi per il personale, però credo che sia comunque magari ecco, affettivamente difficile lasciare questo posto. Sì, effettivamente è difficile sicuramente, anche se diciamo, per noi è già un secondo abbandono, perché noi prima dell'80 eravamo nel centro storico, nella sede di via Sempre Gerry Ebrai, che è stata abbandonata a causa del terremoto, quindi qui già fu un primo dispiacere, e quindi questo è un secondo dispiacere, però insomma prendiamo con minore tristezza, perché comunque riapriremo a breve, ma a pochi metri da qui, quindi non credo ci sarà tanta. Non ci sono tanti problemi, almeno mi auguro, insomma. Ecco. Quindi Loffredo resiste e continua a lottare. Loffredo resiste sicuramente, appunto, no? Ecco, come questo leggevo su qualche quotidiano qualche giorno fa, anche Loffredo si arrende, no, Loffredo assolutamente non si arrende, Loffredo continua, Loffredo lotta, e Loffredo continua a esistere, insomma. Quindi contro la crisi dell'editoria, insomma, basta riformulare, ma si è sempre in campo. Sempre in campo, con armi sempre più raffinate. Lotteremo fino in fondo, insomma.